Si è parlato della ricchezza delle capacità femminili, ma anche della ricchezza della presenza delle donne nella medicina, nell'informatica. Si è parlato del fatto che ci sono tante donne. Il mio intervento è più vicino alle impressioni dette da Francesca. Floriana, scusa, non mi ricordavo una F, poi non avevo letto niente. Allora, detto da Floriana, mi sono segnata solo due appunti. L'importanza comunque di queste tante donne, tante o poche, che sono delle role models, come ci sono tante role models, no? Come le donne nei consigli di amministrazione. Però vediamo un po' cosa ci dicono i dati dell'Economic Forum, che si tiene a Davos tutti gli anni, che quest'anno ha fatto una parte dedicata alle Women Economic Forums e al Digital Women Economic Forums, perché si sono posti un problema molto importante. Dove va l'economia? Quale è la mancanza delle competenze tecnologiche e informatiche e ingegneristiche? E si sono accorti non solo che il gender gap, o chiamiamolo così, diciamolo in italiano, il divario digitale di genere è costoso, non conviene alle imprese, e questo è un elemento, ma si sono anche accorti che la mancanza di le cosiddette lauree STEM avranno un costo sociale altissimo, non soltanto per le imprese delle tecnologie avanzate, ma anche per le imprese tradizionali che devono utilizzare le tecnologie, non solo per le professioni STEM, ma anche per le posizioni STEM. Io faccio la bibliotecaria, ma ho bisogno di determinate competenze. E soprattutto hanno posto un tema interessante che si lega ai vostri discorsi. Io ho cambiato un po' la presentazione, poi vi presento alcuni dati curiosissimi, ma interessanti. Che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della learning machine, che poi ci abbia più amore o meno amore, della robotica, di tutto, no, poi che è un dibattito infinito, che cosa che verrà ad intaccare? Soprattutto le professioni tradizionali femminili, eccetto insegnanti, perché c'è bisogno, maestre e infermiere, che c'è bisogno che una persona intanto vada lì, non so, li tocchi, no? Cosa che i medici non fanno più, però che ti tocchino anche per sapere come stai, verrà a intaccare le professioni della scuola e tutte le altre professioni. Quindi le donne sono a rischio, si chiama la de-skilling controversy, e sono a rischio di perdita di posti di lavoro. Allora comincio, perché anche dai vostri interventi, con due opinioni. Questo ce ne infischiamo, perché il rettore dell'Università di Harvard era già una cosa del 2006, quindi è una cosa di anni passati, mentre questo è recente. Io non mi iscrivo a ingegneria informatica perché lì i maschi sono tutti nerd. No, dico, io sono in un ambiente con il compagno bruttino, con i brufoli, o ho pensato che magari si lava anche poco, non ben vestito, e questo è un'intervista a una ragazza. Non mi iscrivo a ingegneria informatica perché i maschi sono così. Ma questo ha anche un impatto molto grosso, e mi riferisco soprattutto al tuo intervento, no? Quando dici il genere, sui gruppi di lavoro, perché è molto importante che i gruppi di lavoro e le competenze siano gruppi di lavoro misti, e come a scuola, no? Si cooperano maschi e femmine, perché come metteva in luce lei, non mi ricordo il tuo nome, Silvia, quando fa vedere un cervello con linee orizzontali e un cervello con linee verticali, è molto importante che queste competenze, e questo le hanno capito di nuovo i signori di Davos, perché li capiscono purtroppo prima gli economisti, prima
chi fa business, che magari i pedagoghi o chi fa la riforma della scuola, chi fa la riforma della salute, no? Che dovrebbero fare le riforme sociali. Il secondo, e quindi lei che cosa rappresenta, che cosa dice questa ragazza? Io ho una rappresentazione della realtà, che non è la rappresentazione sempre corretta, ma è la rappresentazione, quindi come giurista e sociologa io parlo di, che si crea, no, nel nostro percorso che comincia dall'infanzia, che è un percorso che noi costruiamo, che ci costruisce la famiglia, che è costruito dall'esterno e che è costruito dalle nostre relazioni. Per cui Floriana deve andare a giocare a calcio, no, per entrare. La fisica è stata inventata e costruita dagli uomini, l'ingresso non è subito. Questa fase è famosa, detto in una conferenza al CERN di Ginevra, l'hanno preso a pedate, però questo è molto più grave, perché è un pregiudizio, come quello del rettore dell'Università di Harvard, il pregiudizio che ha guidato la storia, no, dell'occupazione femminile e la storia dei rapporti delle donne. Perché? Cioè, sono tante le donne, queste sono due lucidi che avevo messo l'anno scorso, ma che semplicemente mi dicono che se è vero, perché poi sono uguali quest'anno, che sono aumentate le iscritte alle STEM, la proporzione tra, nei diversi settori, tra uomini e donne rimane costante. Perché aumenta il livello di istruzione, quindi la proporzione fra uomini e donne rimane costante. Questo è fatto disperata dalle donne del Politecnico, che si chiama Uima e Polito, che hanno fatto un'analisi che dopo una prima fase tra il 2001 e il 2015, dal 2015 al 2019-2020, la proporzione delle ragazze che si iscrivono al Politecnico rispetto agli uomini, sì, sono aumentati, perché è aumentato l'istruzione, ma questo è cosa dicono i dati, così i dati non ci dicono, no? Per cui le statistiche non sempre ci danno una visione reale o meno problematica, io non mi azzardo di questo. Allora, cos'è questo? Sono le 5C che ci siamo inventate, tanto per mettere un po' di piedistallo nella nostra ricerca, porta le cose, per definire questa ricerca formazione che è durata più di un anno e mezzo, grazie a un sostegno del progetto Alfieri che ho diretto con Giulia Cavaletto, ha partecipato anche Barbara Demo che è un'informatica, ma soprattutto è stata costruita una straordinaria rete di lavoro che continuerà per altri due anni con questo progetto finanziato adesso dalla consigliera di parità, meno generosamente, quindi il questionario non ci sarà più perché è stato. Allora, le 5C, no? E possiamo dire conoscenza, consapevolezza, competenze, cooperazione e competizione, che sono le fasi che hanno guidato la ricerca. È una ricerca formazione che si è svolta, io vi dico solo quello perché è inutile che vi racconto, se volete il libro costa 6 euro online, 5, no, su Amazon, quindi si può fare, no? E si tratta di quattro fasi. La prima, la somministrazione di un questionario molto articolato agli studenti, 572 risposte, che non sono proprio poche, nelle scuole superiori di Torino. Formazione in aula, quindi conoscenza, chi sono gli studenti? La prima domanda, no? Di te Fabula narrato. Seconda, somministrazione di formazione in aula sui temi dell'economia 4.0. Trasformazione del mercato del lavoro, scenario occupazionale in un'ottica di genere. Ci siamo fatte 6 ore di formazione per 20 classi, 10 scuole, e però consapevolezza perché? Perché nella formazione l'ultima ora veniva una rappresentante dell'impresa, una role model, una giovane e
con una storia che parlavano della loro storia, della loro esperienza, e questo era molto importante, come conoscere. Poi terzo elemento, competenza e conoscenza, lo STEM Tour di 10 imprese aderenti al progetto, sono stati portati gruppi dentro le imprese e infine si sono date una discussione a queste dei temi, si sono preparati con insegnanti di lettere, i ragazzi hanno letto cooperazione e competizione si è fatto un public speech di argomentazioni e controargomentazioni. Si è data al classico un'argomentazione sulle libertà delle tecnologie e si è detto di fare la controargomentazione e si sono riunite queste 600 persone alla Cavallerizza di Torino, in cui hanno fatto questo public speech in cui cooperare e competere con l'altro, no? Ma competere non per, come si vede in televisione, non nei talk show, no? Io competo senza consapevolezza, no? E senza competenza spesso, competere su queste cose, ma io voglio andare. Chi ha risposto al questionario? Cioè questo ti dice la distribuzione, molti più ragazzi al liceo classico, liceo scientifico, gli istituti tecnici, gli istituti professionali, e questo è veramente una carenza della scuola italiana, viceversa per i ragazzi. Questa seconda foto ve la lascio, posso solo sottolineare che nella storia, perché così vado più veloce delle ragazze, la preferenza, e questo è molto importante, ciò che mi piace di più condizionato molto di più la scelta delle ragazze, mentre per i ragazzi piccoli, no? Che cosa ti ha condizionato? L'idea di un lavoro futuro, cioè, ma questo verrà poi riportato successivamente. Si dice che le donne sono più brave, e io vi do un dato molto veloce che ho sintetizzato, nel libro è molto più articolato, che le donne, le ragazze hanno una votazione, hanno migliori risultati dei ragazzi sia in lettere che in scienze, tanto nelle materie letterarie quanto nelle materie scientifiche. Però, questo è più interessante, nelle scienze i ragazzi hanno un miglior risultato nel loro gruppo di riferimento nelle materie scientifiche, nell'eccellenza, con votazione superiore all'8, che nelle materie letterarie. Quindi ci dice due cose: che i ragazzi tendono a specializzarsi, secondo, che le ragazze hanno quelle cosiddette competenze trasversali. Non è vero che non hanno le competenze, potrebbero avere, però magari scelgono di più quello che gli piace di più, e questo delle volte non sempre è premiante sul mercato del lavoro. Per esempio, esiste una ricerca fatta da psicologi sociali che esamina il più grande dataset del mondo, dove appunto vede come nei paesi ricchi nostri, dove è più alto il livello di difesa della donna, di pari opportunità, quindi si è citato prima la Costituzione, di eguaglianze politiche, c'è questo gap nella scuola superiore tra le competenze e poi la scelta universitaria, mentre invece nei paesi come l'Algeria ad esempio, altri paesi dove non c'è queste protezioni paritarie nei confronti delle donne, le donne scelgono di più le materie scientifiche perché trovano lavoro, perché guadagnano di più e perché sono meno prestigiose nella loro cultura. E quindi ed è interessante, cioè c'è tutta una serie di... Però si riconosce l'importanza della formazione tecnico-scientifica, e anche in questo senso i ragazzi la tengono più in considerazione delle ragazze, no? Sono sempre percentuali, 100 e per riga, cioè sul loro. L'adeguatezza della formazione tecnico-scientifica, anche questo è interessante, perché i ragazzi la ritengono più adeguata, ma sappiamo che ce ne sono molti di più al liceo scientifico e per esempio, e allora questo che cosa vuol dire? Che non è fatta bene o non è fatta
fatta in modo che risponde ai loro bisogni, no? Oppure che ce n'è troppo poca, per esempio nei licei classici, no? È una domanda che va fatta. Io voglio andare verso la fine. Discorso sulla cooperazione, lascio questo lucido, però è un discorso importante perché riguarda i gruppi di lavoro, imparare a lavorare insieme. Questo nell'ambito universitario è molto interessante, che nell'ambito scientifico si rovesci 7% le ragazze, 37% i ragazzi, e nell'ambito umanistico 3,9% i ragazzi, 17,6% le ragazze. È proprio speculare quasi, sempre nel loro gruppo di riferimento. Vediamo al pregiudizio. Pregiudizio che poi, ho ancora tre slide e chiudo. I percorsi di studio e di lavoro STEM, adeguatezza delle donne per alcune professioni. Non si è potuto dividere perché sennò venivano dei numeri molto piccoli. La domanda era secca: quale professione ritieni più adeguata per una donna? E noi vediamo che professore di matematica e fisica raccoglie il 18% e analista dei cambiamenti climatici, però le altre professioni non c'è nessuno che la ritenga più adeguata della donna, no? A proposito di quello che diceva Cinzia Ballesio e Giovanna, che dicevano osate, abbiate coraggio, no? E questo invece no, non c'è coraggio negli uomini né nelle donne. Questo no, posso lasciare. Questo è molto interessante. Perché meno studentesse in abito tecnico-scientifico? Calcolate che sono studenti delle superiori di scuole buone di Torino, di classe media. Non sono scuole disperse, con situazioni familiari complicate, no, sono situazioni in aree. Cosa si ribalta? I ragazzi che cosa dicono? Il 63%? Le donne sono meno interessate, però dicono anche sono percorsi difficili, c'è quel 6-8%, e solo un 28% non penso sia più così. Le ragazze invece il 55%, ma c'è un 44% che ancora dice siamo meno interessati o sono percorsi difficili. Il lavoro, le professioni del futuro, e questo è proprio un elemento, due slide, che non si conosce il mercato del lavoro e non si conoscono le professioni del futuro. La scuola non ti dice che cosa sarà il futuro. E questo potete vederlo, anche qui c'è un rovesciamento fra ragazzi e ragazze. Anche nuovi modi di lavorare, c'è anche qui un delta diverso, che per le donne è più importante, per le ragazze la visibilità, la prossimità, la soddisfazione, meno importante la carriera, il salario, il prestigio e il potere, a differenza dei ragazzi. E quindi che cosa vuol dire questo? Che per insegnare quelle competenze trasversali, insegnare bisogna, no, far lavorare insieme i ragazzi e le ragazze. Io con questo